la qualità di persona offesa e che egli stesso ha espressamente richiesto agli inquirenti anche l'acquisizione del traffico sulla sua utenza telefonica. Sì, grazie deputato. E allora a questo punto, non essendovi iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione e vado avanti con gli interventi per dichiarazione di voto. Quindi do la parola al deputato Giovanni Monchiero. Prego, deputato Monchiero. Ci associamo, Presidente, alla proposta della Giunta. Grazie. Allora, deputato Pizzolante, prego. Dov'è Pizzolante? Scusate, io non lo vedo. Mi dite se lo vedete? No? Non c'è Pizzolante. Allora si intende che abbia rinunciato. Vado al deputato Francesco Paolo Sisto. Prego. Grazie, Presidente. Mi sembra che nella relazione riportata, leggibile, e che il collega Marchi ha sintetizzato, vi siano tutti gli estremi, precedenti compresi, per aderire alla proposta del relatore e consentire al deputato Ciauchi, persona offesa, di poter esercitare i propri diritti compiutamente. In questo caso mi sembra che la Camera abbia la doverosità, in fatto e in diritto, di accogliere la proposta del relatore. Forza Italia così voterà. Sì, grazie deputato. Allora, ultimo intervento alla deputata Tiziana Ciprini, prego. Il Movimento 5 Stelle aderisce alla proposta del relatore, pertanto voteremo affinché l'autorizzazione richiesta venga concessa. Grazie deputata Ciprini. Allora, colleghi, a questo punto non ho altri iscritti per dichiarazione di voto. Sospendiamo. No, scusate, dobbiamo votare, avevo passato già. E quindi se nessuno chiede lungo, allora questo. Indico quindi la votazione nominale mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di concedere autorizzazione all'acquisizione.